Ciao raga, bentornati sul mio canale YouTube. Ci ho messo un po' di tempo, ma oggi finalmente vi porto il tanto atteso schema da calcio d'angolo definitivo che vi permetterà di poter fare un sacco di gol, soprattutto al primo tentativo quando lo fate a sorpresa ai vostri avversari. È un'arma veramente letale che è utilizzata tantissimo dai pro anche nelle divisioni elite per cercare di sbloccare partite veramente chiusissime. Ovviamente io non solo vi andrò a mostrare come si fa e anche qualche variante nel momento in cui il vostro avversario si posiziona in maniera differente, ma vi darò anche qualche trucchetto in maniera tale che sapete anche come poter difendere questo schema da calcio d'angolo nel momento in cui lo andate a riconoscere. Quindi, senza perderci in chiacchiere, passiamo subito a vedere di che cosa sto parlando. Prima di andare a vedere nello specifico come funziona questo schema, dobbiamo prima analizzare quelle che sono le tattiche. Perché per poter far funzionare questo schema d'angolo per bene, è fondamentale avere giocatori in area 1 per quanto riguarda i calci d'angolo, in maniera tale che avrete giocatori posizionati al di fuori dell'area e dentro l'area solo i colpitori giusti per far sì che vadano a impattare la palla verso la rete. E un altro problema molto 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 ricorrente che si può venire a generare nel momento in cui noi andiamo ad utilizzare questo schema è che spesso chi va a effettuare il cross è il giocatore con meno qualità. Quindi cosa fa? Si va a vedere effettivamente chi capita a crossare. Per esempio, a me ultimamente, nonostante lo facesse anche discretamente, capitava sempre sulla battuta il buon Kanté. Cosa ho fatto? Sono andato nei ruoli e per evitare ogni imbarazzo ho messo proprio Kanté alla battuta del calcio d'angolo, visto che, come andremo a vedere, chi batte il calcio d'angolo svolge praticamente quello che è il ruolo più passivo all'interno di questo schema. Quindi, per evitare che il giocatore sbagliato si ritrovi poi a lanciare, mettetelo alla battuta. Quindi, detto ciò, diciamo che siamo pronti per andare a vedere come si esegue questo schema letalissimo da calcio d'angolo. Come potete vedere, io ho registrato qui tutta una serie di clip durante qualche partitella in settimana e alla battuta ho qui Zidane. Al limite dell'area mi sono chiamato qui con l'R1 o l'R2 a seconda di quello che è il tasto che utilizzate voi per il tiro a giro. Quindi, primo step, chiamare l'uomo vicino. L'uomo vicino, quindi sottolineo che si chiama con R1 oppure con R2. Perdonate la mia magnifica calligrafia con la penna. Perfetto, quindi dopo aver eseguito lo step numero 1, cosa andiamo a fare? Andiamo effettivamente a battere vicino il calcio d'angolo. Quindi andiamo a caricare praticamente un semplicissimo passaggio. Quindi la palla arriva a Messi. Step numero 2. Cosa faccio? Con Messi mi giro e, vabbè, questa è la mia visuale predefinita. Guardo sulla minimappa, io ho qui un uomo a rimorchio al di fuori dell'area di rigore. Quindi vado ad eseguire un passaggio teso. Quindi in questo caso parliamo di driven pass. Quindi sempre R1 barra R2 più il tasto del passaggio. Quindi in questo caso abbiamo X. La palla arriverà sul giocatore che si trova sul limite dell'area di rigore. Quindi in questo caso, vi dicevo, a me capitava spesso che si trovasse Kanté prima che per disperazione, appunto, lo sono andato a togliere da quella posizione. Quindi la palla, come potete vedere, arriva a Kanté. Con Kanté adesso noi non dobbiamo andare ad eseguire un cross di prima, ma dobbiamo andare inizialmente a controllare il pallone. Dopo aver controllato il pallone, vedete che io, step 3, sto andando a fare un cross. Cross che io vado a eseguire semplicemente con cerchio o quadrato, a seconda di quello che è il tasto che utilizzate voi. Quindi semplicemente il tasto del cross senza mettere nulla. E voi potete già ben vedere che cosa sta per succedere, perché qui praticamente dalla situazione di corner abbiamo il suo giocatore che è rimasto totalmente spaesato e tiene in gioco sia Mbappé sia Varane. Quindi la palla in questo caso noi la dobbiamo andare a indirizzare però non verso Mbappé al centro dell'area perché potrebbe uscire il portiere, ma il nostro lancio deve essere indirizzato verso il secondo palo dove arriverà Varane. Quindi andiamo a caricare le nostre 3-3,5 barre, andiamo a effettuare il cross che, come potete vedere, arriva liftato sulla testa di Varane e adesso non ci resta altro che calibrare il colpo di testa che sappiamo essere manuale. Quindi potrebbe in maniera istintiva venirci di premere il colpo di testa verso di qui, ma la palla andrebbe rimessa laterale. Quindi in realtà il colpo di testa va angolato in questa direzione, o con la livetta in obliquo o tutta a destra. Quindi la palla arriva spiovente sulla testa di Varane e si va a insaccare con una facilità incredibile a sorprendere l'avversario.
Qui lo vediamo nuovamente da un'altra prospettiva. Quindi nuovamente Zidane alla battuta, Messi riceve il pallone, la palla viene sparata fuori. Stavolta mi si ritrova Neymar. Stavolta mi si ritrova Neymar e la situazione qua già è più diversa, perché sì, c'è la linea difensiva che sta tenendo tutti quanti in gioco, però guardate Varane come sta arrivando più da dietro. Ma è proprio questo che lo renderà letale ancora una volta, perché arrivando da dietro praticamente terzo tempo salterà sul nostro difensore di marcatura e andrà a segnare. Quindi guardate qui ancora una volta Neymar va a scagliare, dopo aver fatto questo passetto, il cross all'interno dell'area di rigore. Varane si ritrova totalmente libero e ancora una volta con il tapin di testa facile facile la va a insaccare. Andiamo ancora a vedere. Questa è una situazione dove vado a chiamare stavolta da lontano Neymar, perché non mi era partito bene. Quindi vado ancora una volta a selezionare Neymar. Tra l'altro guardare il minuto, partita praticamente scaduta. Palla vicino, palla scaricata fuori ancora verso Kanté. Passettino, come potete vedere c'è il nostro Varane felpato che sta arrivando sempre silenziosamente dietro la linea difensiva dell'avversario. Arriva il cross sul secondo palo, ancora una volta Varane che stavolta va a staccare su Bruno Fernandes, lo va a praticamente sovrastare e insacca la rete del vantaggio. Qui stessa cosa, ancora per farvi vedere quanto questo schema sia letale. Palla scaricata ancora una volta verso Varane, per verso Kanté, stavolta si ritrova Cristiano Ronaldo, ancora una volta tapin facile facile questo qui di Cristiano. Sempre qua la palla verso Kanté, squagliata sempre verso Cristiano Ronaldo, stavolta il tiro è addirittura di potenza e non un colpo di testa. A breve inizierò a farvi vedere le varianti di questo schema. Qua ancora una volta invece la palla verso Kanté, sul secondo ancora una volta Cristiano Ronaldo, il più facile dei tap-in per lui. Perché quando il difensore vi va a marcare c'è un modo per poter risolvere la questione e utilizzare questo schema senza dover rifare il cross, in maniera tale che andate a sorprendere l'avversario che magari in precedenza aveva concesso. Questa è una prima variante, perché per poter far presagire all'avversario che magari state crossando, che cosa fate voi? Vedendo sempre dalla minimappa che c'è Neymar o il vostro giocatore di riferimento fuori dall'area, voi fate direttamente un passaggio da diretto da calcio d'angolo, semplicemente con la X tutto angolato verso fuori. Arriverà ancora una volta il pallone bello preciso sui piedi del nostro giocatore, che in questo caso è Kanté. Palla scucchiaiata ancora una volta e Ronaldo la butta dentro con una facilità incredibile. Quindi questa come prima variante, nel momento in cui voi non volete andare a battere con l'uomo vicino ma cercare direttamente il compagno al rimorchio, potete farlo. Seconda variante che si può fare è questa. Questa qua è il replay dell'azione precedente. Nel momento in cui invece, guardate, noi ci ritroviamo in questa situazione in cui il nostro marcatore ci viene a chiudere lo spazio, guardate qui cosa faccio. Mando a vuoto l'avversario, vedo che qui se crossassi la palla su Varane potrebbe finire in fuorigioco. Allora vado a fare questo driven pass tra le linee, perché vedete che qui mi si è sganciato Zidane. Qua se andate a fare il driven pass con R1, R2 più X, arriva la palla praticamente sui piedi di Zidane, che va a cogliere totalmente in contropiede quella che è la linea difensiva che invece stava salendo. Guardate che si ritrova praticamente Zidane a tu per tu e non deve far altro che segnare il più facile dei tap-in. Quindi questa come seconda variante. Ovviamente vi ho detto che vi avrei mostrato come farlo lo schema, ma anche come difenderlo. Quindi partiamo di nuovo da questa situazione qui. Vi faccio rivedere di nuovo la stessa situazione. Come si può difendere questo schema? Nel momento in cui noi abbiamo concesso tutta questa situazione, quindi sia lo scarico verso Messi che lo scarico verso fuori, e non siamo intervenuti, noi repentinamente che cosa dobbiamo fare? Lui, vedete che sta tenendo selezionato Teo Hernandez in maniera errata. Lui avrebbe dovuto semplicemente switchare su questo difensore qui e seguire quella che era la corsa di Varane, venendo a traccare appunto la corsa del mio difensore, selezionandolo però e saltando, attenzione attenzione, non schiacciando il colpo di testa con la X, ma colpendo la testa con il tasto del cross, quindi il cerchio. Questo perché? Perché il cerchio e il tiro anche hanno la precedenza sul passaggio. Quindi se lui, scusatemi, sul tiro, se lui sta andando a
a tirare di testa e voi schiacciate cerchio, la vostra animazione sarà più rapida della sua. Quindi praticamente con cerchio andate a spazzare il pallone prima che lui la possa colpire di testa. Infatti vedete, lui qui il suo difensore non lo tocca mai, è la CPU che lo riporta indietro e va, vedete, non l'ha selezionato mai. Semplicemente quando ormai la palla gira in rete è andato a selezionare il suo giocatore. Invece andando a tirare indietro il giocatore e premendo il tasto del cross per togliermi la palla, avrebbe sicuramente sventato la minaccia. Quindi questo è uno schema molto molto utile, difendibile, che probabilmente vi riesce la prima volta, perché poi se avete contro l'avversario sveglio, insomma, riesce a bloccarvi. Quindi ragazzi, per quanto riguarda sto video è tutto, fatemi sapere che ne pensate di questo schema devastante, se già lo usavate o meno. Vi ricordo in descrizione tutti i vari partners, le live giornaliere sulla piattaforma Viola, anche lì link in descrizione. A me non resta altro che salutarvi, augurarvi una buona giornata. Salutone al vostro Liberoschi, ciao ciao.